siamo arrivati qui. Siamo a Gongaga. Siamo praticamente nella zona di Gongaga. In questo caso, come potete notare, siamo alla stazione, perché questa comunque sia sarebbe una sorta di stazione di diciamo di aerei, comunque, no? Airship, comunque di mezzi volanti che facevano riferimento a Gongaga. E se vi faccio vedere la mappa, praticamente abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Perché questo? Perché, come notate, sia a Corel che a Gongaga al momento non posso completare le missioni dei vestigi. Quindi non posso completare praticamente il vestigio di Corel e neanche il vestigio di Gongaga. E uno dice: come mai questa cosa? Perché probabilmente queste sono cose che potremmo fare soltanto con il Tiny Bronco. Quindi saranno zone di mappa che potranno essere esplorate soltanto o col Chocobo volante o col Tiny Bronco. Però per il momento non possiamo fare nient'altro. Quindi purtroppo siamo bloccati. Infatti, come potete notare, le missioni dove c'è scritto vestigio sono in rosso. Proprio perché non si possono fare. Al momento sono bloccate e non si possono fare. Io, prima di prendere questa consapevolezza, ho perso praticamente un po' di tempo, perché non volevo cercare su internet per evitarmi spoiler, però alla fine ho dovuto controllare per una sicurezza mia personale, perché altrimenti il mio, diciamo, istinto ossessivo compulsivo non mi avrebbe permesso di andare avanti, e ho controllato che sia a Corel che sia a Gongaga al momento non posso completare le ultime due missioni del vestigio. Quindi dovremo ritornare poi indietro, fare backtracking e completare poi indietro. Quindi siamo pronti per andare avanti. Siamo pronti per andare avanti e ora finalmente, in teoria, dovremmo raggiungere Cosmo Canyon. Perché la nostra direzione adesso è Cosmo Canyon. Qui non c'è nulla da prendere, giusto? Quella scena è stata molto bella. Il bacio interrotto. Guarda quante casse. Ah, poi ovviamente ho preso la summon anche di Kujata, perché il combattimento ovviamente non l'avete visto perché l'ho fatto per conto mio, ma lo includerò poi successivamente nel, diciamo, nel montaggio video che farò con gli episodi che poi usciranno ovviamente in serie quando verranno pubblicati poi su YouTube. Quindi là vedrete poi il combattimento con Kujata, non tutto, ma vi farò vedere praticamente metà vita, la metà vita restante di Kujata. Anche perché devo ammettere che Kujata come boss fight è probabilmente tra le summon la più facile che ho fatto finora. È probabilmente la più facile. Non so se è per il fatto che comunque, essendo adesso di livello alto, riesco comunque ad avere più controllo probabilmente sul campo. Però è stato probabilmente il combattimento più facile. Kujata è stato veramente il combattimento più facile. Quindi top. E ho preso comunque la summon anche di Kujata. Vabbè, siamo pronti. Chiamiamo qua. Due segnali di fumo e la Bronco vola da voi. Beh, Tifa ha recuperato i suoi ricordi, ma quelli erano già, cioè, nel senso, non ha neanche recuperato i ricordi, ha semplicemente vissuto nuovamente i ricordi. Perché stava morendo. Fondamentalmente stava morendo. È la weapon che l'ha tenuta in vita. E i numen bianchi.
Però ancora non sappiamo se Cloud effettivamente... Non sappiamo se Cloud riceverà il trattamento in futuro per ripristinare la sua coscienza. Anche perché Cloud la ripristinerà più in là, la sua coscienza. Almeno in teoria. Non ci credo, Sid è già qua? È vero, perché noi Rocket Town non la vedremo nel gioco. C'era scritto che non ci sarebbe stata Rocket Town. Devo pagare? Va bene, 1000 gil alla fine, dai, non sono niente per noi. Siamo ricchi. Barrett infilato come se fosse un pacco postale. Effettivamente non vedremo Rocket Town, quindi Sid doveva essere introdotto in maniera diversa. Roche che si sottopone agli esperimenti di Ojo. Un trattamento che ti renderà un eroe. たったの18時間だ。それもこれも全て私の功績。技術はこの私の手によって日々進歩しているのだ。まあ、手早く済ませる分デメリットもあるがね。 Eccolo. Originale wa ima tonatte wa kichou da yo. Completamente impazzito oggi. Madonna che figo Sid comunque, eh? Ciabone proprio. Oddio, lo piloto io? No, leviamo la sede cosa col controllo.
Oddio, lo posso controllare io. Però non posso fare chissà che cosa. Posso semplicemente fare... Posso solamente fare su, giù, su, giù. Destra, sinistra, leggermente, basta. Anche perché noi Cosmo Canyon la raggiungevamo con... la raggiungevamo col buggy. Ora invece, capitolo 10. Il guerriero della valle. Sì, sicuramente Sid avrà modo di presentarsi a modo. Qui Sid è stato reso, vedete, come un personaggio quasi secondario al momento. Quindi sarà il Cosmo Canyon che poi abbatteranno il Tiny Bronco praticamente. Almeno immagino. Il Tiny Bronco, ecco qua. Ora puoi usare il Tiny Bronco, l'aereo della Bronco Airlines. Ah no, proprio lo posso usare. Per chiamarlo e farti raggiungere, cerca la cabina telefonica sulle piste aeree e alza dei segnali di fumo. Pagando la tariffa potrai raggiungere le piste dei luoghi già visitati. A partire dal secondo volo la tariffa di viaggio è 300 gil. Ah, Esper Neo Bahamut disponibile. Ma che mi stai dicendo? Ah, i 3000 gil, cioè giustamente ne hai spesi 1000, il gioco te ne dà 3000. This is Final Fantasy. Il rimborso spese praticamente abbiamo preso. Ma quindi il Cosmo è una zona esplorabile? Sì! Oh merda, anche Cosmo Canyon. Ci sono le torri, le camere. Madonna mia. Madonna, ne ho appena finita una e già ne comincia un'altra. Vabbè, ovviamente poi le farò per conto mio, su questo è abbastanza ovvio. Però qui dovrebbe esserci un altro forziere, giusto? Devo trovare dei tesori nascosti. Quindi qua deve esserci un altro forziere. Ma qua si può entrare? No. Però qua si può salire. Ah, ok. Eccolo. Madonna, c'è Neo Bahamut come summon. Ma io lo voglio vedere Neo Bahamut. Ora appena c'è Chadley, un attimo lo guardiamo Neo Bahamut. Cioè, oddio, provo a combatterlo in realtà. Voglio vedere se riesco a prenderlo subito. Magari lo prendiamo direttamente in live. Sarebbe figo come cosa. No, Bahamut lo devo fare per forza. Bahamut è la mia summon preferita. E... cioè, mi interessa. Ah, ecco i chocobo che volano. Qui ci sono i chocobo che volano. Vedi, ci sono le piste che gli fanno prendere velocità e poi volano.
Che figata. Ma è bellissima la zona di Cosmo Canyon. Ovviamente lì ci sono nemici nuovi che dobbiamo assolutamente scannerizzare. Entra in tensione quando carica infuriata, viene schivata. Ok. Nel frattempo io inizierò a fare scan a tutto quello che si muove. I Sajin? Giustamente... effettivamente non li avevamo ancora beccati, Sajin. Non li avevamo beccati, effettivamente. Ok, non sono fortissimi, o sono io che sono diventato adesso più OP, però... Questo... Vedi, ci sono tutte le zone dove i Chocobo possono partire per volare. O per atterrare in quel caso, perché lì c'è anche la zona per poter atterrare. Ma figata atomica i Chocobo che volano. Io voglio i Chocobo che volano. Chocobo Ranch. Quindi siamo già al Ranch Chocobo. C'è Chadley. Chadley. Yuffie che canta. E c'è una side quest già subito, così. No, ma adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere Bahamut, ovviamente. Andiamo a vedere Bahamut subito. Allora, Chadone. Ecco, Chocobo Alianti, perché sanno librarsi in volo sfruttando le correnti d'aria. So. Come Alexander. Minchia, me l'ha fatto due volte, bastardo. Effettivamente, vedi, sì, forse mi devo togliere. Sì.
Vedi, il problema è questo, che io non mi sono tolto il suo debuff. Ecco, ora sì, per esempio. Madonna mia. Ecco, vedi, sì, perché io praticamente devo togliere il debuff. Ecco qual è il fatto. Dai, che è morto. Bello, chiudiamo con Fenice, bellissimo così. Vabbè, male che vada posso fare l'abilità dopo, quindi non è un problema. Ok, ho capito come funziona. E sboom! Morto. Ok, ho capito perché mi faceva giga fusione. Perché io gli facevo accumulare praticamente le particelle. Invece io devo breccare le particelle con le abilità sinergiche in modo tale che lui non ha particelle per fare giga fusione e quindi lo si shotta easy. I chocobo in, i chocobo volanti, penso. Nel frattempo ciao ragazzi a chi si è aggiunto, buonasera, buonasera a tutti. Scusatemi, ma ero abbastanza concentrato. Ora vi posso cagare. Tra l'altro non vi ho raccontato, o almeno alcuni chi è su Discord come sub lo sa perché l'ho condiviso oggi nella chat dei sub, ma oggi è successa una bella cosa che ora vi racconto. Queste sono le corse per insegnare a come utilizzare il chocobo volante. Va bene, però diciamo che ora queste side quest, tutte queste robe, poi me le faccio per conto mio. Però il chocobo lo vorrei catturare effettivamente. Anche perché così poi mi posso muovere rapidamente qua nella mappa. Anche se penso che gli eventi di Cosmo Canyon siano comunque abbastanza vicini, quindi potremmo anche evitarlo, il chocobo. Cioè, ci facciamo questa parte di trama e poi per conto mio mi faccio tutta la roba secondaria. Che ci sta, ovviamente. Però Bahamut lo dovevo prendere per forza. Bahamut, mi dispiace, ma...
Dovevo necessariamente prenderlo, Bahamut. Ok. Però, madonna, hanno fatto praticamente 5 mappe tutte con l'esplorazione. Cioè, veramente incredibile. Cioè, hanno fatto 5 mappe tutte con esplorazione. Cioè, quindi devi fare le torri, le cacce, le robe. Penso che si vada da qua. No. Perché dobbiamo andare di qua e poi girare. Scherzavo. Oddio, i lucertoloni simili a quelli di Dark Souls ci sono. Ok, loro sono deboli al ghiaccio. Ah sì, ma questi c'erano comunque, i basilischi. Ma gli faccio un sacco di danni comunque. Oh, guarda, oddio, il cucciolino tutto scuro. Che bellino. Eh sì, vieni qua, vieni qua. Guarda che bellino. Oddio, Calimero. È palesemente Calimero. Aspetta che ti vengo a pettare che... È giusto. È giusto. Goti. Posso pettare il mini Chocobo e Goti. E ci siamo. Oh, hai visto che bello. Easy. Era il, cioè il primo era il più difficile in assoluto. Cioè, la prima sequenza era incredibile. Il blu, ma io mi ricordavo che c'era... Ah, vero, vero, era blu. È vero, erano blu i Chocobo, anche dal trailer, se non sbaglio. Sprezzante del pericolo, come chi è nato e cresciuto nella valle di Cosmo, il Chocobo Aliante si libera in volo partendo dalle piattaforme nei luoghi segnati con, ovviamente, l'interazione Chocobo. Lasciati trasportare dalle correnti d'aria e se puoi volare a quota più alta e percorrere più distanza, prova il generatore eolico. Oh, così almeno ci possiamo spostare già più velocemente qua. Qui nel frattempo c'è anche la vallata qui. Mentre che ci siamo. Ormai mentre che ci siamo qua la facciamo. E dopodiché proseguiamo. Cioè consegniamo anzi la side quest e poi, poi continuiamo. Però almeno mi posso spostare rapidamente. Oddio, il culo del Chocobo in primo piano. Bello. Bellissimo. La natura di Cosmo. Nuovo dossier locale. Ora appare Chadley, vero? No. Ah no, strano. Ok, così abbiamo tutti i dossier che vengono riempiti automaticamente. Ah, ma io potrei fare effettivamente il viaggio rapido. Aspetta, questo cos'è? Ah, vai al centro training. Ah, perché mi deve fare fare il percorso? Sì, effettivamente potrebbe. Sì. Ecco.
こんなところまで追いかけてきて。ポロ？もしかしてシシカ？お母さんと話したよ。せっかくの訓練場がもったいないって。だから私がアポニとそぼうと思ってさ。え？来ないで。 Ha paura. Raggiungi il traguardo e ottieni il punteggio migliore facendo volare il Chocobo Aliante attraverso più anelli possibile. Sfruttando le correnti del generatore eolico potrai trionfare. Ah. C'è l'arma di Yuffie, raggio di luna a 3006. Tocca farlo. Se c'è l'arma di Yuffie, tocca farlo. È un po' infame perché non ti dicono dove devi andare. Vedi, perché qua devi andare fino a qua. Ma a 3006 però non ci arrivo qua. Cioè, anche volendo, cioè, devo fare la 500. Ah, ecco, devo atterrare preciso, preciso qua, tipo. Ecco, vieni, 3006. Preciso. Pensavo fossero 500 e 500, invece erano uno sopra l'altro. Ok, così abbiamo l'arma di Yuffie. Guarda che canta. No, vabbè, ma non la faccio l'altro, non me ne frega niente. Noi dobbiamo andare adesso qua al Cosmo Canyon. Quindi ritorniamo qua. No, anzi ritorniamo qua e andiamo per la nostra strada. Queste saranno robe che poi faccio io per conto mio. Almeno ho qualcosa da fare mentre monto i video. Ah, vi stavo dicendo che effettivamente vi dovevo dire, cioè vi dovevo aggiornare di una cosa importante. Che cosa è successo? Se ovviamente vi ricordate, vi avevo detto che praticamente mi si era fusa la scheda video. Ci ho beccato col quadrato. Cioè talmente mi sono immedesimato nella ciocobeccata che ho premuto quadrato. Vabbè. E vi avevo detto che appunto mi si era fusa praticamente la scheda video mentre stavo montando un altro episodio di Final Fantasy. E praticamente finalmente ho avuto, diciamo, la risposta da Amazon, che oggi sono scaduti praticamente i due giorni dove avevo contattato il venditore che mi aveva dato la garanzia di 2 anni e invece non mi ha risposto, e quindi la garanzia, praticamente ho detto ad Amazon: scusatemi, ma se il venditore non mi risponde, come faccio ad ottenere la mia garanzia di 2 anni? Se ovviamente... E lui dice: no, non ti preoccupare. Dice: abbiamo visto che tu comunque hai contattato il venditore non ti ha risposto, sono passate le 48 ore e quindi di conseguenza hai diritto al rimborso praticamente di Amazon, perché
per chi non lo sapesse, se dovreste avere un problema in generale con un prodotto che acquistate su Amazon e il venditore che ve lo vende non vi dà i 2 anni di garanzia, perché comunque quando voi acquistate un prodotto avete comunque una garanzia offerta dal venditore, che ovviamente non ce l'hanno tutti, ma per legge comunque sia almeno i primi 2 anni di garanzia il venditore ve li deve assicurare, e Amazon praticamente si fa carico delle spese di assicurazione e vi rimborsa. Quindi praticamente mi hanno detto, dice sì, sono passate 48 ore, quindi hai diritto al rimborso che ovviamente noi facciamo per i nostri clienti. La cosa positiva in tutto ciò è che con il rimborso che mi è stato fatto, dato che io avevo acquistato la mia scheda video 2 anni fa e 2 anni fa comunque i prezzi erano più alti rispetto a quelli che ci sono ora, io praticamente, essendo una persona estremamente corrotta, laide e corrotta, come direbbe qualcuno, ho praticamente ripreso gli stessi soldi che ho speso, perché quando li ho spesi 2 anni fa ovviamente ho detto ormai a sto punto li spendo, e li ho letteralmente reinvestiti su un'altra scheda video che mi è costata praticamente con lo stesso prezzo. Solo che ovviamente non ho preso nuovamente una 3090, perché non ho ripreso una 3090, ma questa volta ho deciso di fare le cose un po' più in grande e ho preso una 4080 Super. Quindi sabato, perché dovrebbe arrivarmi sabato, mi arriva la nuova scheda video, che è addirittura molto più potente rispetto a quella che avevo prima con lo stesso prezzo. Quindi proprio mi è andata benissimo questa cosa. Nella sfortuna sono stato molto fortunato. Questi li avevo analizzati, sì. E quindi niente, sono abbastanza contento. Quando fate il compleanno voi, se io sono in live, me lo ricordate che vi faccio cantare la canzoncina da Alessia. Spero che non sia attivata, no. Vi faccio cantare tanti auguri a te da Alessio. Se sono in live me lo ricordate e facciamo tanti auguri a te, così festeggiamo. Che tanto il 20 su Ever Crisis esce il secondo banner dell'evento dell'anniversario, del mezzo anniversario, quindi molto probabilmente o pulleremo in live, perché sicuramente magari qualcuno vuole pullare in live. Oh, Cosmo Canyon. E quindi niente, sono contento perché praticamente ho guadagnato un sacco. どうもスコディンソ。ブーゲンハーゲン様にご挨拶をしておいで。さあ。あの人たちにはほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。 Ma ha cambiato completamente voce anche. かわいいよね。すみません。少々お待ちを。今朝空から降ってきましてね。ミッドガルの魔法炉爆破犯らしいですが、
Ora sono stati modificati. Anatatachi wa kankei nasasou desu ne. Nanaki no shoukai mo aru shi. Mondai arimasen. Yōkoso, seimengaku no seiji, Cosmo Canyon e. Madonna mia, quanto l'hanno fatta grande Cosmo Canyon.